Come è iniziata questa passione? Non lo so. Ok. Non ho la più pallida idea. Mia madre dice a 3 anni perché mi hanno regalato una tastiera con tutte le cose, però in realtà non ho idea. Da sempre. Ok. Credo di essere nato così. Perfetto. Come ti sei poi, diciamo, affiancato, no, al mondo del DJing? Sei andato prima magari a fare qualche serata, hai sentito? Ah, più che DJ sono un produttore. Ok. DJ effettivamente ho cominciato a farlo la prima serata effettivamente seria a marzo di quest'anno, quindi okay. Prima avevo i Technics, i giradischi, solo perché così potevo screcciare sulle produzioni, aggiungere cose più a livello tecnico, ecco. Sì, che... esatto, okay. Non registravo cose, però serate no, anche perché non mi interessa. E ok, e il mondo invece della produzione quando è nato? È più o meno a 14 anni. Sì, scaricato Ableton, poi sono passato di nuovo a Logic e producevo principalmente hip hop, però almeno ho capito come registrare, come fare le prime cose. Di nuovo su Ableton ho conosciuto Sconforto, che è un artista sempre sardo che però sta qui a Torino. Okay. Abbiamo fatto recentemente, l'anno scorso, un disco principalmente R&B, rock, pop. Bella in generale. Okay. Si ha 2000 su Spotify, Sconforto e Nova. E quindi principalmente queste cose ora, grazie ai DJ, che è stato qui anche lui, sono riavvicinato di più al mondo della musica elettronica, UK Garage, Grime, Drum and Bass, quindi questi generi inglesi principalmente. Ok. È ciò. Oh, perfetto. E invece a livello sempre produttivo, quali sono le tue influenze? Cioè, da cosa catturi le vibes per appunto andare poi in uno stato d'animo in cui poi vai a creare la tua musica, no? Non lo so, perché cerco di far uscire la musica proprio da quello che sento direttamente io. Ok. Quindi mi ispirano molto i suoni. Okay. Se mi chiedi come partono le mie canzoni ultimamente, è dalla ricerca di un suono, quindi sound design, soprattutto i bassi. Okay. In questo momento è la parte, diciamo, ecco, sì, cui sei più attento. Il sound design sui bassi è quello che ho ancora tantissimo da imparare, ma è sicuramente la cosa più divertente, interessante, certo, finora nella produzione, quindi okay, da lì capisco subito che suono, okay, avrà il pezzo. E quindi che linea puoi dargli di conseguenza? Sì, di conseguenza il genere, di conseguenza come strutturare il resto del, certo, pezzo, chi chiamare, se chiamare qualcuno per cantare o fare qualcosa sopra, okay, o aggiungere qualcosa. Però sì, così, dai suoni principalmente. Ok. E qual è la macchinetta, lo strumento, il plugin, insomma, che utilizzi maggiormente? Tutto completamente solo computer. Ok. Non uso MIDI, non uso tastiere, non uso sequencer. Ora uso tantissimo Vital perché non ho serum craccato. Non lo pago perché costa troppo. E Vital è gratis invece. Ho scoperto questa bellissima cosa. Ok. Quindi i plugin più abusati sono Vital e Fab Filter Bundle. Ok. Tutti Fab Filter incredibili. Perfetto. Esce appunto qualche etichetta, qualche progetto, insomma, se vuoi parlare generico. Allora, per il disco che dicevo prima, mm-hmm, è uscito con un'etichetta, ora non mi ricordo, anche perché abbiamo finito il contratto e abbiamo finito. Okay. Però adesso non dovrei cercarle, ma non, okay, so esattamente. Sto ricominciando a pubblicare, visto che ora ho capito più come funziona il genere che sto producendo, sto cominciando a pubblicare i pezzi di questo tipo e sto cercando di connettermi a persone che fanno questo genere. Certo, su che linea, ecco, io di genere ti muovi maggiormente? Sempre su questi generi inglesi, però in realtà ultimamente ci sono anche tante influenze baile. Okay. Baile funk, Montagem, Carioca, quello lì. Ok. Sì, però principalmente ora i generi inglesi, quindi anche drum and bass, anche commerciale, quindi liquid, cose più semplici, però drum, okay, and bass, UK Garage, Grime, questi sono. Quando c'è una persona che di base è produttore, però anche ha iniziato a mettere dischi, la domanda che gli faccio spesso è come ti vivi queste due, diciamo, vite diverse? Nel senso, sei più tipo da mi chiudo in studio, produco,
o hai scoperto anche questo nuovo aspetto del DJ che ti sta interessando? Quindi mi chiedo, pensi anche a una carriera futura da DJ o comunque il tuo focus principale rimane sempre la produzione? Devono coesistere per forza, non è o uno o l'altro. Prima pensavo che poteva essere solo produttore, ora ho capito che in realtà è difficilissimo. Cioè, o diventi un hikikomori da produttore proprio e puoi fare bellissime cose, però... Certo. Cioè, non dico che voglio essere Martin Garrix, ma neanche Tame Impala. Ok, ho capito. E stare dietro la console aiuta davvero tanto a capire che cosa vuole la gente, che non vuol dire fare quello che funziona, certo, fare quello che vuole la gente, però capire cosa può funzionare e cosa meno, inserirlo in un contesto, anche semplicemente avere la possibilità di suonare un proprio pezzo e vedere se la gente banalmente balla o meno. Quindi se a livello poi concreto è funzionale per un aspetto, funziona per quello che no. Serve poi di base, certo, insomma. E poi bisogna avere l'accortezza di non aggiustare farsi il sopraffare tiro dall'orgoglio. Se il pezzo non fa ballare neanche una persona, il pezzo si esclude, fine. Ok, e può essere poi magari a livello tecnico anche... Può essere un bel pezzo di nicchia per qualcun altro che pubblichi su SoundCloud, cose, però non so cosa non includere in determinati progetti. Certo. Ovviamente se voglio mandare un'etichetta mainstream non posso mandargli un pezzo dubstep stile 2007, è ovvio. Ho capito. Quindi bisogna anche capire quello ed è stare dietro la console è utilissimo, principalmente per quello. E poi forse anche a livello personale per scaricare un po', sì, comunque essendo tanto in studio, sì, anche liberare un po' l'energia, penso sì, sia... Sì, sì, ma anche a livello sociale, chi fa musica principalmente si chiude a se stesso, ai colleghi. Non dico che sia sbagliato, ma diventa difficile. Diventa difficile, sì. Sono d'accordo. Molto interessante. Ultima domanda, penso di no perché appunto a quello che mi stai dicendo è partito già da piccino subito con la musica, ma c'è un'altra passione che avresti voluto coltivare fuori dall'aspetto appunto musicale, sfera musicale? Ho avuto degli hobby, ma principalmente io spero che funzioni con la musica. Ok. Perché non ho interesse in nient'altro. Ok. Cioè non una cosa che possa... Prenderti così tanto quanto sì, la musica, ecco, ok. Mi piace la tecnologia, deve essere per forza qualcosa di tecnico, okay, per forza. E comunque la musica sta principalmente ovunque, quindi le possibilità ci sono. Sono tante. Quindi... Sì, okay, spero in quello principalmente. Benissimo, benissimo. Guarda, ti ringrazio. Grazie. Spero che voi tu sia stato bene qui a One Hour. E quando vuoi tornare, sei benvenuto. Grazie mille. Grazie mille.